Saluto, saluto. Quando hai chiesto che fossi io a parlare al tuo funerale, ci ho pensato in questi giorni a cosa tu avresti voluto per salutarti. Tu gigante buono, dall'approccio umido e la tempra solida, che solo i veri combattenti possono avere. Con te, alle nostre spalle, eravamo tutti più coraggiosi. Con l'elezione al Consiglio regionale della Lombardia, avevi coronato finalmente il giusto traguardo di una lunga militanza politica, con quei tratti distintivi che non ti hanno mai fatto perdere la lealtà e il coraggio in ogni occasione. Tante volte nelle nostre discussioni pensavo a te come un militante perenne, instancabile, e il tuo ruolo politico non ti aveva cambiato in nulla. Mi parlavi spesso di una trincea, caro Beppe, ma alla fine tutte le tue guerre avevano quel sapore dolce e coraggioso di chi sceglie da che parte stare. Hai sempre concepito la politica e la vita come servizio, anche a costo di sottrarre tempo prezioso ai tuoi cari, e di questo ti rammaricavi. Il tuo modo semplice di approcciarti anche alle cose più complesse ti hanno reso nel tempo l'amico di tutti, anche di coloro che la pensavano esattamente all'opposto. Un uomo che sapeva ascoltare i problemi della gente, un uomo che metteva l'umanità come premessa a qualsiasi azione. Riuscivi ad ascoltare tutti e mi dicevi sempre che tu eri un politico da marciapiede. Un uomo del popolo, e tale volevi restare fino al fine, e come tale volevi essere ricordato. E oggi questa chiesa ne è l'esempio. Ricordo la visita inaspettata del tuo amico Ignazio in ospedale, la tua gioia negli occhi, quella gioia che era frutto di un rapporto solido, di una stima che travalicava la politica, e dicevi sempre che sentivi tutti, ma alla fine l'unica persona che ascoltavi per davvero era lui. Negli ultimi tempi eri ben consapevoli che questa battaglia diversa era davvero difficile, ma non hai mai smesso per un attimo di lottare e di pensare a tutto ciò che avveniva sul nostro territorio. Le nostre telefonate puntuali, sempre alle 8:30 del mattino da 10 anni, i nostri incontri, messaggi, il tuo desiderio di farmi sapere ogni volta l'orgoglio e la stima per questa tua creatura politica che tutto ti deve e che tu hai cresciuto. Testimone, caro Beppe, che oggi mi riempi di responsabilità. Ti prometto però che tutte le tue fatiche e il tuo impegno non saranno vanificati. La tua lunga militanza, caro amico mio, sarà onorata. Voglio dare lettura dell'ultimo messaggio che mi hai mandato e che riserverò con cura. Franci, io e te abbiamo diverse sfaccettature umane, politiche simili, ed è per questo che ci capiamo in maniera sintomatica. Questi sono momenti dove entri nei punti più bui della tua anima, dove ritrovi senza tabù inibitori quei sentimenti che reprimi per tanti motivi. Sono veramente felice che tu ti stai preoccupando di me, così tante ne abbiamo passate. Ricorda che io, a modo mio, ti voglio bene e sono fiero della tua carriera politica, che come in amore è fatta in primis di fili e pathos che per te non ho mai perso. Senti mio fratello e se serve aiutalo, così come i miei figli. Ti auguro tanta carriera e felicità. Curati e vivi non solo per ambizione politica. Prosegui così, prosegui tu anche per me. Pensa tu ora alla mia gallarate. La tristezza di queste ore ci fa sentire tutti più soli. Il pensiero costante per la tua famiglia, Giulia, Paolo, Lorena, Vittorio, Eleonora, le tue cugine, i tuoi colleghi che oggi qui fuori hanno fatto sentire la loro immancabile presenza. Fai buon viaggio, amico mio. Ti immagino seduto in auto alla stazione o al tuo caro Cercolino. Mi raccomando però, da lassù, non smettere mai di trasmettermi con tuo borbottio quella grinta e quel coraggio di cui tutti noi oggi abbiamo ancora più bisogno. Ciao Beppe, ti voglio bene. Oggi è un giorno triste per la città di Gallarate. È un giorno triste soprattutto per la tua famiglia, per i tuoi figli, che amare più di ogni altra cosa, più di ogni altro passato. Volevi dar pensieri con la tua famiglia.
per Lorena e per tuo fratello Vittorio, che hai sempre tenuto sotto la tua ala protettrice e che in questo ultimo anno ti ha dimostrato tutto l'amore e la riconoscenza per te, accompagnandoti in uno dei comiabili momenti più duri. Oggi è un giorno buio anche per i tanti amici e colleghi con cui hai diviso momenti della tua vita politica, ma non solo, anche se da sempre la politica ha pressoché monopolizzato la tua vita. Sareste orgogliosi di vedere tutta la gente che è venuta qui quest'oggi a salutarti. Saresti soprattutto entusiasta del fatto che anche il tuo Ignazio sia riuscito ad essere presente. Oggi siamo veramente in tanti, c'è la tua gente, quella che hai rappresentato e quella a cui avevi riferimento da 3 decenni, quella per cui mi chiamavi alle 10 di sera per risolvere un problema o per aiutare una persona in difficoltà. Poi c'è la gente che hai fatto crescere politicamente, con cui hai condiviso tante battaglie. Ci sono i tuoi amici, tutti tristi che ti piangono. Il tuo impegno civico per la città durava da quasi 18 anni, come consigliere comunale, come assessore e poi come presidente del consiglio. Senza dimenticare che prima di rappresentare la città e la regione Lombardia, l'hai rappresentata in seno al consiglio e alla giunta provinciale per 2 anni. Noi abbiamo condiviso gli ultimi 8 anni alla guida della città, anni in cui ho potuto apprezzare le tue capacità, la tua coerenza, la tua simpatia e la tua onestà. Come ho già detto, mi mancheranno tante cose della quotidianità legate alla tua presenza, che purtroppo in questo anno sono già mancate. Anche la tua vocione per i corridoi di Palazzo Borghi, ma anche e soprattutto nell'aula consigliare. Mi piaceva quando prendi la parola in consiglio con i tuoi interventi puntuali e precisi, con la mano sollevata, quasi fosse la bacchetta di un maestro orchestra a scandire il ritmo delle tue orazioni. Avevi doti innati, la questa politica che ti hanno portato a meritarti ogni ruolo che hai ricoperto nella vita. Nessuno ti ha mai regalato nulla, sei sempre guadagnato. Ed è anche per questo che spiace che dopo che sei riuscito a diventare consigliere regionale tu ti sia ammalato. È scritto sarcasticamente che la malattia è stata il premio per aver raggiunto il tuo obiettivo. Io voglio vederla diversamente. Credo che in realtà il premio per quanto hai fatto nella vita non sia il ruolo che sei arrivato a ricoprire, ma l'affetto e l'amore che stai guadagnando e di cui oggi vi siamo tutti costruzioni. Ricordo ancora quella mattina delle sere scorse in cui sono venuto a prendere un tè con i biscotti e andare vicino a casa tua per parlare della tua malattia. Nessuno mi toglie dalla testa che tu già avevi capito tutto. In realtà l'avevi capito quando ancora nessuno ti aveva diagnosticato per male. C'era qualcosa che guardava. Hai lottato, hai sofferto, ma hai combattuto. Con dignità e con onore, come tutto ciò che hai fatto fra vita. Ed è proprio con i massimi onori che la città di Gallarate è venuta